L'esercitazione di oggi prevede delle sfide situazionali a squadre. In questo caso la squadra blu rappresenta gli attaccanti e quella rossa i difensori. Prima del segnale di partenza andrà stabilito il numero esatto di giocatori rossi e blu che ad ogni azione possono entrare in campo. La squadra in attacco si smarcherà in funzione dell'inizio gioco da parte del portiere in possesso del pallone, con l'obiettivo di fare gol al portiere nella porta opposta. Ed in contrapposizione alla squadra dei difensori. Se si decide che per ogni turno entrano in campo due giocatori blu e due giocatori rossi, ad ogni azione finita chi ha giocato libera il campo velocemente e si riposiziona con ordine nella propria fila per lasciare spazio immediatamente ad altri blu e rossi per il successivo 2 contro 2. La condizione numerica è a discrezione dell'allenatore, è possibile ricreare anche 2 contro 1, 3 contro 2 e così via. Non dimenticarsi di invertire i ruoli di attaccanti e difensori delle due squadre. Vince la squadra che dopo un tempo prestabilito realizzerà più gol. Uno step facilitante per cominciare e conoscere le regole del gioco potrebbe essere quello di concedere l'accesso agli attaccanti solamente nella metà campo del portiere d'inizio gioco ed ai difensori nella metà campo opposta. In questo caso i difensori potranno attaccare i possessori solamente dopo la prima giocata concessa libera. Sarà sicuramente uno svolgimento più dinamico dal momento in cui l'ingresso di rossi e blu verrà considerato libero a tutto campo. L'obiettivo generale vuole essere quello di migliorare la capacità decisionale in funzione di tempo, ovvero il momento giusto per effettuare una determinata gestualità con o senza palla, e spazio, ovvero l'adattarsi nel minor tempo possibile a riferimenti quali palla, porta, avversari e compagni. Le due varianti integrative che ho scelto fanno riferimento, la prima, all'inserimento di jolly e sponde per fornire input diversi relativamente a profondità, ampiezza e condizione numerica sia all'interno che all'esterno del campo. La seconda prevede che la conduzione numerica venga modificata a scalare, ovvero l'azione di partenza prevede sempre un duello di uno contro uno. Ad ogni gol fatto, la squadra che ha subito la rete aggiungerà un componente. Per esempio, a dare il via al gioco è un duello tra un giocatore rosso ed uno blu. Se il rosso realizza un gol, i blu diventeranno due con l'aggiunta di un compagno, e così via, fino a ricreare una vera e propria partita. I tre atteggiamenti da premiare che ho scelto sono, in primo luogo, la capacità di reagire tempestivamente in risposta agli stimoli che il campo offre. La capacità di collaborare con i compagni, anche con la voce, per raggiungere obiettivi comuni. Ed infine la ricerca del gol, attraverso la giusta determinazione ed una sana voglia di competizione.